Bene, Charlie. Il Ghost Club ha nuovi orrori in serbo per me oggi? A dire la verità, sì. Seguitemi. Numero 50 di Berkeley Square. Quattro piani e il motto: attenti o voi che entrate. Si raccontano strane storie su questa dimora spaventosa. Il primo caso di apparizione riguardava lo spettro di una ragazzina uccisa da uno dei servitori. La si vedeva alle finestre della mansarda mentre piangeva e si torceva le piccole mani dalla disperazione. Che cosa aspettiamo? Un'altra leggenda vuole che la mansarda sia infestata dallo spettro di una ragazza gettatosi dalla mano per sfuggire allo zio che abusa di lei. Il suo fantasma è stato visto più volte urlare a Fiso al davanzale del turista. Questa residenza è appartenuta anche allo signor James Jasper. Maestro di coro nonché ovvio. Il suo nipote si fidanzò con una nuova cosa per questo. Edward è scontato in circostanze mai comuni, seguito poi dallo stesso Jasper. Il dottore lo avrà spinto a gettarsi tra le braccia del suo amato occhio. Andiamo? Anche se la casa è vuota, alcuni dicono che di notte prenda vita tra urla di terrore, campane che suonano e persiane che sbattono. Anche se inquietante, questo fenomeno si può riprodurre con tubi pneumatici e valvole. Si dice che un giovane uomo sia stato imprigionato nella mansarda. Il suo solo legame con l'esterno era un piccolo foro nella porta. Pare che alla fine il poveretto abbia perso del tutto il senno. Le leggende sembrano riguardare una stanza in particolare. Solo uno spiffero, nient'altro. Oh cielo, forse è meglio che aspetti qui mentre scoprite chi stava ridendo. Anche se io non ho per niente paura. Perché gironzolavate per la casa? Cosa ti importa? Parla o ti costringerò a farlo. Va bene, va bene. Siamo qui per il tesoro. Ho la chiave del passaggio segreto. Passaggio segreto? Già, al numero 50 c'è un passaggio segreto. Ecco, tieni. Ma ora lasciami. Ho trovato una serratura, ma purtroppo senza chiave. Per vostra fortuna, ce l'ho io. Ah, sì, ecco come funziona. Una vera delusione. Attento, Charlie! Oh, zio al mondo. Poteva amare Rosa quanto l'amavo io. Questo doveva bastare a tenere alla larga il mio caro nipote. Mio povero Ned.
Perdona. Sentivo. Così il mito è stato sfatato. Non c'erano fantasmi a Berkeley Square. Solo un'anima tormentata, spinta a omicidio e follia dal senso di colpa e dall'oppio. Potrebbe essere lo spunto per un bel romanzo. Potrei anche scriverlo io.